Anche il termine forma è cruciale. Formale in linguaggio tomistico significa effettivo, oppure che possiede la qualità decisiva, che fa essere una cosa quella che Sì, anche il concetto di quidità, ecco, la quidità è una parola che spesso si trova citata, che significa appunto quel quid, quel qualcosa che fa essere quella cosa, quello che è. La forma è il fatto che è il fatto, ed ogni artista sa che la forma è fondamentale, ciò che fa essere un mattone e un busto, e non l'argilla informe calpestata di cui sono fatti sia l'uno sia l'altro. Ogni scultore sa che la forma della statua non è l'esterno della statua, ma l'interno della statua, anche nel senso dell'interiorità dello scultore. E conclude con una sagace stilettata. Un critico moderno che non capisca cosa intenda lo scolastico medievale per forma non può incontrare lo scolastico come se fosse intellettualmente un suo pari. L'altro ostacolo alla comprensione della filosofia tomistica è il metodologico. Ciò che viene chiamato pomposamente induzione è raccogliere un gran numero di premesse vere, il punto fondamentale dell'induzione è che premesse vere producono una conclusione vera. L'induzione non ci porta ad una conclusione, ma ci porta ad una deduzione. Allora, per chi appunto volesse appunto sentire il rimando all'altro canale, dove appunto ho fatto la videolettura di 2 pagine di scolastica. Sintetizzando appunto per chi non l'avesse mai sentita, praticamente la tipica pagina scolastica si apre con una serie di opzioni, ecco, di opinioni di questo o quel pensatore, di questo o quell'eretico, che vengono introdotti da una frase fissa che è sembra che, e poi sotto si apre, tutta la serie di opzioni. Quando poi Tommaso d'Aquino ha finito di riportare le opzioni, le obiezioni e i pensieri di questo o quest'altro, sotto va a mettere la sua confutazione a quelle frasi che ha messo sopra e poi una conclusione finale. Vediamo se riesco a dare un breve esempio, giusto per far capire a chi non avesse. Ecco, allora va, giusto per dire la prima cosa che mi è capitata. Allora, sommato logica, terza parte, articolo 8, se in Cristo ci fosse la meraviglia. Allora, come vedete, questa è una tipica pagina di scolastica. Adesso la leggo giusto brevemente, giusto per dare un'idea di com'è la forma, diciamo, logica di questo ragionamento, eh. Sembra che in Cristo non ci fosse la meraviglia, infatti, 1. Dice il filosofo che la meraviglia nasce quando si ignora la causa di ciò che accade, perciò la meraviglia suppone l'ignoranza. Ma in Cristo non c'era ignoranza, dunque in Cristo non c'era meraviglia. Questo è un sillogismo, eh. Il Damasceno scrive: la meraviglia è timore prodotto da ciò che colpisce grandemente l'immaginazione, e di conseguenza il filosofo afferma che il magnanimo non si meraviglia di nulla, ma Cristo era sommamente magnanimo, dunque in Cristo non c'era meraviglia. 3. Nessuno si meraviglia di ciò che è capace di fare, ma Cristo era capace delle più grandi cose, dunque non si meravigliava di nulla. Allora, come vedete, lui qui sopra si è domandato se in Cristo ci fosse meraviglia, poi qui ha elencato una serie di frasi, di opzioni, ecco, che sono 4, come vedete. In questo caso lui ha citato il Damasceno e Aristotele, quando lui parla del filosofo sta parlando di Aristotele. Come vedete sono delle frasi che sono state dette o da Aristotele o da Damasceno, in riferimento al concetto di meraviglia o anche al riferimento alla vita di Cristo, ecco. Quando lui ha finito di riportare queste frasucole qui, sotto va a riportare la sua confutazione a queste cose. La fa introdurre da sempre in contrario. Il Vangelo attesta che alle parole del centurione Gesù, dopo averle ascoltate, restò meravigliato. Quindi va a prendere una frase del Vangelo per dimostrare che le frasi sopra sono false, perché ovviamente l'Aquino è sempre convinto che la verità ultima stia nel Vangelo. Vedete, in contrario. E poi, per concludere, dà la sua risposta. Rispondo,
Propriamente suscita meraviglia una cosa nuova e insolita. Ora, per Cristo non si poteva essere niente di nuovo e di insolito, quanto non ci poteva essere niente di nuovo e insolito, quanto alla sua scienza divina e neppure quanto alla scienza umana con la quale conosceva le cose nel verbo con idee infuse. Invece poteva esserci per lui qualcosa di nuovo e di insolito rispetto alla scienza sperimentale, a cui ogni giorno si potevano offrire delle novità. Perciò, se parliamo di Cristo secondo la scienza divina, la scienza beata o la scienza infusa, in lui non c'era meraviglia. Se invece parliamo di lui secondo la scienza sperimentale, allora poteva esserci in lui meraviglia, e assunse questo sentimento a nostra istruzione per insegnarci che la meraviglia è doverosa, poiché anche egli volle sperimentarla. Ecco perché Sant'Agostino ha scritto: la meraviglia del Signore ci insegna il dovere di meravigliarci, perché noi abbiamo bisogno anche di questo stimolo. Sentimenti simili non sono in lui segni di turbamento, ma lezioni di un maestro. Come vedete, qui poi lui ha aggiunto la sua confutazione, appunto, sul fatto della meraviglia di questo Cristo, andando a giustificarla, citando appunto degli eventi del Vangelo. E poi per terminare, conclude con soluzione delle difficoltà. 1. Sebbene Cristo sapesse tutto, nondimeno alla sua scienza sperimentale potevano capitare delle novità atte a provocare la meraviglia. 2. Cristo restò meravigliato dalla fede del centurione, non perché fosse cosa grande per lui, ma per gli altri. 3. Cristo poteva far tutto con la sua potenza divina, secondo la quale in lui non poteva esserci meraviglia, ma questa poteva esserci solo secondo la sua scienza umana sperimentale, come si è detto. Quindi, come vedete, lui ha praticamente riportato prima le frasucole di questo quello e poi le ha confutate andando a riportare proprio dei passi tipici del Vangelo. In genere poi Tommaso d'Aquino ricita anche spesso molto i salmi dell'Antico Testamento. Questo è giusto per dare un esempio di come viene appunto strutturato il ragionamento scolastico, ovvero viene sempre introdotto con sembra che. Poi con la frase in contrario rispondo e poi soluzione delle difficoltà. Questo è proprio il tipico modo di ragionamento scolastico. Poi, ritornando al nostro discorso. Allora, ciò che viene chiamato pomposamente induzione è raccogliere un gran numero di premesse vere, ed il punto fondamentale dell'induzione è che premesse vere producono una conclusione vera. L'induzione non ci porta ad una conclusione, ma ci porta ad una deduzione. La critica di Chesterton è pertanto rivolta all'enfasi moderna sulla verità delle premesse scientifiche. Con l'accumularsi di premesse dati, l'enfasi è verso di esse invece che sulla deduzione finale. Il procedere deduttivo sillogistico di San Tommaso, quello che abbiamo appena visto, è quindi sospeso ed ha libero corso così la scuola del sospetto sulla giustezza delle premesse e dei dati. Lo studioso diventa in questo modo un tecnico oppure un sofista e comunque uno specialista. Etichettare l'Aquinate come specialista fu un oscuro modo di sminuirlo come universalista, un trucco comunissimo per svalutare le persone. Tra l'altro, una volta che si capisce questo giochetto della scolastica, diventa facile distruggere l'intera dottrina cristiana. Perché diventa appunto facile andare a smontare i loro pezzettini di frase uno per uno utilizzando il loro stesso metodo che loro utilizzavano, ad esempio, nei confronti degli ebrei o degli islamici, si veda la Summa contro i gentili, o addirittura degli stessi eretici. Etichettare l'Aquinate come specialista fu un oscuro modo di sminuirlo come universalista, un trucco comunissimo per svalutare le persone. Chesterton presenta ancora in questo saggio un San Tommaso paradossale, ossia, state bene a sentire, agnostico e materialista. Huxley, biologo e umanista inglese, coniò il termine agnosticismo per indicare l'atteggiamento di chi si astiene dal pronunciarsi su problemi scientifici senza soluzione. Dirà Chesterton: San Tommaso d'Aquino somiglia moltissimo al grande professor Huxley, seguire la ragione fin dove arriva. Egli formula l'affermazione moderna e materialistica in modo perfino impressionante: tutto ciò che è nell'intelletto è stato nei sensi. Il che è vero perché questo è un concetto che si trova in San Tommaso, però in realtà qui Chesterton dimentica di dire che spesso in San Tommaso d'Aquino prevale appunto l'irrazionalità del dogma. Pensiamo solamente a quando lui va a giustificare nella Summa Theologiae la verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. E questo è una cosa irrazionale che però in realtà Tommaso d'Aquino, arrampicandosi sugli specchi, va a giustificare quasi come se fosse una verità di scienza, il che è assurdo e ridicolo.
Chesterton riprende la questione gnoseologica sull'origine sensibile e materiale delle idee, mentre i platonici pensavano che la mente fosse illuminata dal di dentro. San Tommaso insisteva nel dire che fosse illuminata da cinque finestre, le finestre dei sensi. San Tommaso voleva che la luce dal di fuori risplendesse su ciò che era dentro, voleva studiare la natura dell'uomo. Si poneva molteplici interrogativi alla mente di Chesterton. L'uomo ha una libera volontà o la sua sensazione di scegliere è un'illusione? Ha una coscienza oppure è soltanto un pregiudizio di un passato tribale? Ci sono fondate speranze di risolvere queste faccende con la ragione? La ragione conta? Questi interrogativi avrebbero dovuto porsi a chi affrontasse il problema della verità, sempre con la V maiuscola, ovviamente. Cioè, il fatto che loro possono aver postulato una religione che sia falsa o non del tutto vera, a questa gente non entra mai nel cervello, non se lo chiedono neanche. Bel segno di umiltà, tra l'altro. Quindi Chesterton, come abbiamo visto, se li poneva, non solo li esaminava attraverso il vaglio critico della sublime filosofia di San Tommaso. Sotto il suo realismo filosofico c'è una sorta di umiltà e fedeltà squisitamente cristiana. San Tommaso rimase fedele al suo primo amore, il fatto, e fu amore a prima vista. Dio ha creato l'uomo perché possa entrare in contatto con la realtà, e quel Dio ha unito nessuno uomo separi. L'uomo ed ogni altra cosa del creato meritano di essere conosciuti e amati, e questo è il pensiero fecondo di San Tommaso a cui Chesterton aderisce pienamente. Sono al lavoro due agenti, la realtà è il riconoscimento della realtà e il loro incontro è un matrimonio perché è fertile, produce risultati pratici precisamente perché la combinazione di una mente avventurosa è un fatto strano. Oltre a ribadire il primato della realtà e la dignità della conoscenza dell'uomo, Chesterton afferma che la realtà è un fatto strano perché l'esistenza esiste, ma non è autosufficiente. I fatti sono in gran parte in uno stato di mutamento, dall'essere una certa cosa, dell'essere un'altra cosa. Non c'è alcun dubbio sull'esistenza dell'essere, anche se talvolta appare come divenire. Ecco la straordinaria intuizione di Chesterton. Ciò che vediamo non è la pienezza dell'essere, tutto ciò che è l'ente può essere. Le cose mutano perché non sono complete, la loro realtà si può spiegare soltanto come parte di qualcosa che è completo, Dio. Il difetto che scorgiamo in ciò che è e che non è tutto ciò che è. Appunto, che è una frase stupida, perché in realtà non è affatto detto che questo Dio, che se esiste o meno, sia poi effettivamente buono e sia poi massimamente completo. Ecco l'eloquente e significativa immagine. Se l'erba cresce e appassisce, può solo voler dire che è parte di una cosa più grande, che è anche più reale. Non che l'erba è meno reale di quanto sembri. Se le cose ci ingannano è con l'essere più reale di quanto non sembrino. Emerge così la visione cristiana realistica e finalistica, attinente al pensiero di San Tommaso. Si tratta ancora del sano e vero ottimismo cristiano, un ottimismo ben fondato. Allora, che la dottrina cristiana sia ottimismo, questo è una barzelletta, perché in realtà la dottrina cristiana non è affatto ottimismo. La realtà cristiana è innanzitutto un senso di colpa e comunque un senso di mortificazione dei sensi, dei bisogni proprio corporali. E poi è una realtà basata su, da una parte, un concetto di androcrazia e fallocrazia, proprio di esaltazione fallica della divinità, proprio perché loro hanno un concetto di ipostasi che è solo virato al maschile, e poi dall'altro un discorso di denigrazione e di misoginia dell'elemento femminile, che è addirittura escluso da questa ipostasi divina. San Tommaso capì quanto avesse desiderato fin dall'infanzia chiamare a raccolta tutti gli alleati nella battaglia per Cristo. Anche Chesterton, con questo vigoroso e profondo saggio, ha combattuto la medesima buona battaglia. Il che in italiano lunariale si legge semplicemente con. San Tommaso capì quanto avesse desiderato fin dall'infanzia chiamare a raccolta tutti gli alleati nella battaglia per Cristo, perché era una persona intollerante e totalitaria e voleva imporre la sua idea cattolica a tutto il resto del mondo e dei liberi pensatori. Non ammettendo affatto un discorso di democrazia, non ammettendo affatto un discorso di libera spiritualità, di libertà proprio di vedere questo Dio anche magari ad esempio come madre, per dire, e non solo come padre. E anche Chesterton, con questo vigoroso e profondo saggio, ha combattuto la medesima buona battaglia, che sempre in italiano lunariale si legge, e anche Chesterton, in questo vigoroso e profondo saggio, che non riporta affatto il vero San Tommaso d'Aquino, ma riporta la sua idea,
la sua idea zuccherosa di colui che fu San Tommaso d'Aquino, ha combattuto la medesima buona battaglia, ovvero anche lui si è dimostrato, al pari di San Tommaso d'Aquino, una persona, una persona ferma a un concetto di religiosità cattolica ed è ben lontana da un discorso di libera spiritualità e di libero amore per il divino. Niente, il libro qui, il commento idolatrico a questo libro l'ho letto tutto. Spero di aver dimostrato come appunto questi libri in realtà siano libri totalmente ridicoli, ecco, ridicoli e comici allo stesso tempo, perché in realtà sono dei libri di parte, cioè sono dei libri che vengono scritti per esaltare questo signorino qui, che con le sue frasucole ha portato poi a dei concetti che sono sfociati in vere e proprie dittature e in veri e propri stermini e genocidi di massa e in una vera e propria misoginia che è stata postulata principalmente da lui in una forma addirittura sillogistica, ecco, addirittura molto più letale rispetto a quella che magari fu postulata ad esempio da un Tertulliano, giusto per dire uno dei primi nomi cristiani, e che si è trascinata praticamente fino oltre al Novecento, perché, come poi andava a dire anche Mary Daly, gli ultimi discepoli di San Tommaso, addirittura in America, che andavano avanti a sostenere la triplice inferiorità femminile, erano ancora viventi praticamente nel 1960, quindi appunto fate un po' voi il conto. Niente, vi saluto qui, in prossimi video farò sempre delle altre videoletture, vedremo sempre altri concetti, poi ovviamente magari integrerò sempre con altri libri e con altre videoletture. Proprio perché questo discorso mi interessa analizzarlo a fondo, per poter appunto dimostrare come, la maggior parte delle cose negative che abbiamo vissuto nella storia siano proprio state, portate da questi concetti e da questa gerarchia della Chiesa.